Erano tutti affiatati, sempre una buona squadra, volonterosi tutti e tutti con un grande entusiasmo. Per capire a fondo lo spirito che anima questa organizzazione, facciamo un salto indietro nel tempo. Agli inizi del XII secolo, nei villaggi della valle del Gran San Bernardo, i giovani in età di leva erano dispensati dal servizio militare per assolvere ad un compito preciso. Dovevano far da guida ai viaggiatori diretti all'ospizio in cima al passo. Le situazioni in cui operano i tecnici e i medici del soccorso alpino e speleologico sono sempre molto delicate e spesso estreme. Non è possibile prestare soccorso in ambiente ostile senza adeguate capacità tecniche e psicologiche. Il corpo dedica molte energie e ingenti risorse alla formazione e all'aggiornamento degli operatori.